Oggi abbiamo un ospite, a dir la verità, un po' midomane. Perché pensate un po', si chiama come il Papa. Cioè? Buonasera e benvenuto, signor Francesco D'Assisi. Vabbè. Mi sento un lupo. Per dire la verità, fratello lupo. Sì, è mamma maiala. Ma no! Sarebbe sorella maiala, eventualmente. Ma dica fregnacce. Lei, lui? No. Sono sorelle fregnacce. Adesso non esageriamo. Io ero un fratello ceffone e voglio vedere se sei calma. Ecco. Io sono calmo, eh. Signor D'Assisi. Sì. Lei è nato da una famiglia ricca, ma ha donato tutte ai poveri. Certo. Sarà che ce l'ho davanti in grande cazzaro? No, no. Io ho fatto delle scelte come devono fare tutti i giovani. E lì capire un po' se aprire una partita IVA, se buttarmi sulle cripto, sull'immobiliare. San Francesco. E alla fine ho deciso, come dire, di fare il voto di povertà. Mi sembra. Vabbè, voleva pagare le tasse. Ma no. Magari ha preso pure il reddito di cittadinanza. Ma chi? Lui? Si vergogna? Ma assolutamente no. Guardi, che fare i miracoli costa. Sono delle spese. Cioè? E anche il fatto di parlare con gli animali. Devi addestrarli, sono spese anche quelle. Dica pregnacce, mo mi vuole far credere che lei parla con gli animali? Certo, diceva. E infatti sto parlando con lei. Devo soltanto capire a quale specie appartiene. Ah, però. Mi stampo una cinquina in faccia. Guardi, io non la tocco perché sono un santo. Io no, è che me frega. Allora, a questo punto io dico, attenzione, perché se fratello pugno incontra sua la faccia, sono fratelli cazzi, quindi ma chiedi qua, pugna! Fratello dolore, sono la sofferenza! Ma no! Cantaci quanto sei infame! Cosa?